There's only one.
you got to let it go. So you run, so you run. Pretend you don't see yet that we can't live the lie. When you run, so you run. Everyone says you're amazing now that you're clean. Only you know who the real ones are, cause you see. Cioè, ci serve, a noi, capito? Oh, vai piano, eh! Volete la busta di Marsaglia, votate!
Bravissimo! Bravo! Dei soci e degli amici, però diciamo che la vera festa vi aspetta il 27 di settembre. Siete anche comunque tutti invitati a visitare il sito www.teamgrog con i mondiali vinti. È stata sicuramente una delle vetture più importanti e che comunque ha segnato la fine della generazione delle vetture a trazioni posteriori che sino ad allora avevano dato spettacolo nel mondo del rally. Questo è un Audi A4, è una versione particolarissima. Ora abbiamo due stilisti più importanti, chiamiamolo stilisti, designer di auto, che ha disegnato le più belle macchine, della storia. Ricordiamo dalla Giulia Sprint, dalla Giulia GT, Bertone ha segnato veramente un'epoca per quello che riguarda lo stile. Mi senti da lì? Ok, volevo fare un applauso a questo piccolo ma grande pubblico, facciamoci un applauso per essere stati con noi anche oggi in una giornata dove molti sono impegnati con Crazy Man. Ecco voi che adesso sono venuti a prendere Galliano. Delle vetture che girano le potete venire a ritirare mercoledì sera al Club Motori di Modena. Paolino, 3, 2, 1, vai! Un applauso sempre a Paolino, che comunque ricordiamo che tutti gli anni noi abbiamo avuto anche l'esposizione di toccare proprio perché comunque questa è la stagione. Tutti i partecipanti che avete sempre visto alle manifestazioni precedenti gareggiano nelle manifestazioni. Vedremo se a fine sera ci regaleranno anche una cesta da lontano da noi. La foto di Modena è sempre portata avanti questi eventi grazie comunque a tutti i volontari, grazie al Manu Racing Team, grazie al team 4 anni fa, commissari di gare, con i verificatori tecnici che ci sono stati saranno insegnati quella che è la gara più bella, proprio da fare commissario di gara del passaggio della Mille Miglia. Che la passione la sia quando si è anche piccoli ed è bello vederla. Proviamo a immaginarci questo bambino qui fra 15-16 anni o anche prima. Quindi un applauso a Paolo per questa esibizione. Qui abbiamo una sorta di veicolo, sono tutte due macchine di
di questo personaggio che comunque ha scritto delle pagine importanti anche a Modena fino agli anni 50. L'altra invece è un motore, è una macchina un po' particolare perché è una macchina che viene preparata da Giuliani. Quindi, pian piano dai fondo, 3, 2, 1, via! È stato anche campione italiano nelle gare di salita, quindi è stato un pilota esperto. Che oggi viene Mm-hmm.